Vogliamo parlare di questa figura straordinaria. Non siamo soliti cedere negli aggettivi altisonanti, ma nel caso di Padre Guglielmo direi che in una vita vissuta in estrema semplicità c'è la straordinarietà di un uomo che ha segnato tanti anni della sua vita come un esempio per tante persone. Sì, è una figura, diremmo, ordinaria, straordinaria nell'ordinario. Guardando alla biografia, diciamo, dei passaggi della sua vita, come ogni frate cappuccino, ha svolto attività che sono proprie, ecco, dei cappuccini. Ma la straordinarietà consiste nel modo in cui ha svolto i ruoli che gli sono stati affidati dai superiori e l'intensità. Lui già a 22 anni aveva scritto: voglio farmi santo, voglio vivere in modo che il sangue che Gesù ha sparso sulla croce non sia stato sparso invano. Ed è stato fedele, fedele con una radicalità in tutte le situazioni in cui ha vissuto le virtù cristiane come sono state poi riconosciute dal Dicastero delle cause dei santi con esercizio eroico. E lunedì ci sarà una celebrazione a Cesena, tra l'altro Telepace la trasmetterà in diretta. Certo. Lunedì vogliamo celebrare per ringraziare il Signore di questo grande dono, avere il riconoscimento, perché naturalmente Padre Guglielmo è già santo, già gode della beatitudine eterna, della visione beatifica con il Signore, ma noi vogliamo che lui sia di esempio anche a noi e che la Chiesa riconosca questa santità e la ponga a modello, a esempio per tanti di noi. Per cui lunedì sera, 10 giugno, qui nel convento dei Cappuccini di Cesena, dove lui ha vissuto per tanti anni, 34 anni, ci sarà una celebrazione con la presenza del vescovo di Cesena Sarsina, Monsignor Douglas Regattieri, e ci sarà la presenza anche appunto di Telepace, per cui Padre Guglielmo tanto si è dato da fare. E ci sarà anche il nostro postulatore generale dei Cappuccini, padre Carlo Calloni, che leggerà il decreto che è stato autorizzato da Papa Francesco per proclamare l'esercizio delle virtù eroiche vissute da l'esercizio eroico delle virtù cristiane esercitato da padre Guglielmo Gattiano. Lei ha fatto riferimento al legame di Padre Guglielmo con Telepace, c'è da ricordare l'ultimo messaggio che lui fece spedire proprio la sera prima della sua morte, indirizzata proprio anche a Telepace, con dei riferimenti specifici su quello che doveva essere il cammino che anche la nostra emittente avrebbe dovuto tenere, proprio per questa visione che Padre Guglielmo aveva di un servizio televisivo a servizio proprio della cristianità. E anche questo è un passaggio sicuramente importante che tra l'altro noi abbiamo riletto giusto un paio di giorni fa assieme al nostro fondatore Don Guido Todeschini. Ecco, parlando anche ancora di Padre Guglielmo, mi piacerebbe anche capire quello che era la sua relazione anche nell'ascolto del dolore delle persone, un dolore che lui ascoltava e che poi offriva in preghiera la sera davanti al Santissimo, al Crocifisso. Sì, padre Guglielmo è stato qui, dicevo, 34 anni a Cesena, dal 46 all'80. E diciamo che quel periodo è stato un periodo di
preparazione. Lui, dicevo prima, ha vissuto con radicalità tutte le fasi e le situazioni in cui i superiori l'hanno messo. Gli ultimi 19 anni, dall'80 al 99, l'anno della sua morte, è vissuto nel nostro convento, santuario di Faenza, il santuario del Santissimo Crocifisso. Lì già c'era una tradizione, già c'era un frate che svolgeva il ministero di accoglienza delle persone. E a Padre Guglielmo è stato chiesto appunto di sostituire, perché questo frate precedente era morto in un incidente stradale. E lì Padre Guglielmo ha vissuto i frutti, diremmo, di tutto ciò che aveva seminato in precedenza della sua spiritualità, della sua capacità di accogliere le persone. Lì andavano tante persone già prima, ma con la presenza di Padre Guglielmo sono aumentate, c'era una fila continua, gente che andava lì per ricevere una benedizione, una parola buona, una parola di conforto. Padre Guglielmo era consapevole che non poteva essere lui a confortare queste persone, la sua presenza. Lui era un tramite. Allora le accoglieva con infinita dolcezza, con infinita serenità e dava loro la benedizione. Dava loro una parola buona, però diceva: io non riesco lì nell'immediato, mentre loro mi raccontano le loro problematiche, i loro problemi, le loro sofferenze. Ecco che io ascolto e, come Maria, conservo nel mio cuore e la sera, la notte, offro al Signore, ricordo nella preghiera il Signore. E il Signore lo illuminava, così quando queste persone ritornavano, ricevevano una indicazione più precisa di ciò che dovevano vivere, come vivere le loro sofferenze, come unire, come comprendere nel progetto di vita, nella quotidianità, quello che il Signore dava loro di vivere. Come si potrebbe racchiudere con una definizione? È complicato perché una figura così semplice ma complessa allo stesso tempo è difficile racchiuderla come in un titolo, diciamo così. Come lo definirebbe la vita di Padre Guglielmo? La vita di padre Guglielmo potremmo definirla così, anche se diciamo la definizione naturalmente col beneficio di inventario. Una vita vissuta nella radicalità dell'amore per Dio e per gli altri, per il prossimo.